sigillo della Regione e Carabinieri. Attività delle commissioni. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 18 marzo il Consiglio regionale ha approvato il conferimento del sigillo della Regione 2014 all'Arma dei Carabinieri e una modifica allo statuto dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani. In primo piano. Il Consiglio regionale, nella seduta del 18 marzo, ha approvato il conferimento del sigillo della Regione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione del bicentenario di fondazione. L'Assemblea ha deciso in tempi brevi per poter consegnare la massima onorificenza regionale nella data della ricorrenza, il 13 luglio, quando si terranno le più importanti cerimonie di celebrazione. La Commissione Sanità a maggioranza ha espresso parere preventivo favorevole alla proposta di delibera della Giunta in merito al riordino della funzione acquisti delle aziende sanitarie. Il documento prevede tra l'altro l'istituzione di un tavolo di coordinamento sovrazionale e di un tavolo di coordinamento regionale per risparmiare sui costi delle procedure, attivare economie di scala e standardizzare le forniture sull'intero territorio piemontese. In breve. Giuseppe Garibaldi e il suo mito nella pittura è il titolo della mostra visibile a Palazzo Lascari a Torino sino al 30 aprile. Curata da Lorenzo Zichichi e Massimo Fino, la rassegna rivela l'autentica passione che animò lo spirito patriottico del condottiero italiano e gran parte delle opere esposte provengono dalla collezione Tronca, una delle più importanti per le testimonianze garibaldine. A conclusione della 3 giorni di festeggiamenti per la celebrazione della giornata dell'Unità, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera d'Italia, Palazzo Lascari ha ospitato la presentazione del libro 150esimo Soldati a Torino, Storia, Tradizioni e Raduni di Franco e Tommaso Cravarezza.